Fred in centrocampo, il numero 7 marocchino, il numero 9 Pettega, il numero 1 Torino. È una serata addirittura estiva, il terreno è in perfette condizioni. Intervento del numero 3 Reed. In azione Brady. Brady è indirizzato verso marocchino, ora c'è l'intervento di Furino. Sul pallone Gentile. Riceve Brady. Brady ha spostato il gioco in direzione di Brio che lascia la McGarvey. Intervento Ritardelli. Passaggio in direzione di Brady. Tutto libero il settore sinistro. E la palla giunge a Marocchino che tenta il tiro in volo. Tante, sempre 0-0 al Comunale di Torino tra Juventus e Celtic. Riceve la palla Brady. Poi è stato commesso un fallo di mano da McCluskey. Da McCluskey è già stata battuta la punizione. Vediamo in azione Brady. Brady Marocchino. Marocchino Bettega. Bettega Brady. Riceve Furino. Furino Bettega. Altro passaggio sulla destra. Intervento di Brady. Ancora in profondità per Marocchino. Di testa Virdi. Della formazione juventina. Manovra che rivediamo con il passaggio sulla destra per Marocchino. Marocchino centra il volo. Virdi scolpisce, la palla è un po' centrale e per ancora Marocchino in direzione di Tardelli. Tardelli Brady. Brady tocca in direzione centro, non è stato effettuato in un primo tempo, poi ancora Provan ribatte la palla, la controlla da giocatore di grande classe Brady. Ancora un servizio verso Scirea. Scirea devia in direzione di Tardelli, di Brady anzi. Il numero 10 che batte mentre ci sono due giocatori, Reed e il numero 10 Burns davanti a lui. Ecco la parabola, il colpo di testa è stato dal numero 5 McAdam. La rimessa laterale ancora di Brady, il quale con il suo sensori centrali del Celtic che non sempre possono controllare con precisione la traiettoria della sfera. Ancora una bella manovra con Tardelli che ha deviato la palla. Virdis al centro dell'area, intervento anche di Bettega, tiro di Brady deviato, pallone che va a terminare, potrebbe dare a Furino, riceve Furino, poi Brady, McLeod bloccato da Furino, pallone verso Brady, Brady tocca in direzione di Virdis, passaggio verso Cabrini, al volo Cabrini, in direzione di Brady che salta molto bene Sullivan e di Tardelli, Tardelli Brady. Doppio gioco di gambe del un colpo di testa di Cabrini che anticipa Provan, poi Brady, Brady off, pallone verso Brady, azione juventina, è Brady che si incarica della rimessa deviando verso Tardelli, poi ancora Brady verso Bettega, molto bello il tocco verso Brady, il pass- ancora un colpo di testa di Tardelli, poi ancora Brady, poi ancora Virdi, Furino, Brady, Brady si porta su due avversari, ora c'è questo Furino Brady, fallo su Brady, la battuta è di Brady in direzione di Gentile, Virdis in direzione di Bettega, finta molto bella, Marocchino, Brady, Brady Cabrini, Cabrini, ancora Cabrini, Brady, un tocco Bettega, ancora Tardelli, servito Brady, ha perso il tempo, pisciata di Tardelli, Virdis, pallone a Brady, avanza Brady, scatto di Marocchino, anticipato. Fase della partita, ecco passaggio di Brady sul calcio di punizione, il minuto vincente per la Juventus al 28esimo, Virdis ha portato in fase di quest'ultimo, poi c'è ancora questo colpo di testa di Brio, ecco il passaggio in direzione di Marocchino, c'è stato un vistoso errore da parte di Aitken ma non c'era nessun bianconero per sfruttare questa occasione. E la palla è giunta comoda a Bonner che ha servito il numero 8 Sullivan, gli ha tolto la sfera Brady, sempre Brady, Marocchino, Marocchino tira, c'è il secondo calcio d'angolo
in favore della Juventus. Avete visto un bolide proprio sul portiere che si è salvato in extremis. E Gentile. Gentile tocca a Brady. Brady ha davanti a sé Burns. Ecco Virdis che tenta di deviare, ecco Provan che aiuta la difesa. Ecco McLeod che ha anticipato Bettega, il numero 9 del Celtic. Batte Scirea. Pallone indirizzato verso Tardelli da Brady, scozzese. Ecco il corner di testa, manca, la indirizza sulla sinistra in direzione di McClaskey ed è la Juventus che riparte con Brady. Brady molto bene, Marocchino non riesce a servire come voleva Bettega, riceve attesa a Torino, soprattutto per il fatto che si affrontavano due squadre mai battute. Marocchino che è stato anticipato da Aitken, intervento di Provan, intervento di Brady, tiro di Brady e parata assai difficoltosa del portiere Bonner. Ora delle azioni, ma sa anche concluderle con poderosi tiri a rete, come abbiamo occasione di rivedere in questa circostanza. Ma una rete del Celtic rimetterebbe tutto in posizione abbastanza difficile per la formazione bianca. In gioco già effettuata, intervento del difensore centrale McAdam. Sul pallone ancora Brady che ha toccato il difensore centrale Aitken. La palla ritorna per centro, pallone di Brady, Bettega Brady, sempre Brady, bloccato Brady, cerca di recuperare la sfera e vi riesce. Il pallone è nuovamente al centro, tenta la deviazione Bettega, poi era intervenuto anche Brady, di Tardelli, pallone verso Brady, Brady Virdis. Verdi sbloccato dal preferito dare indietro verso Furino che tocca in direzione di Brady. Ci sono quasi tutti i giocatori dello schieramento del Celtic in difesa. Brady tenta il tiro, è un tiro risentito della contrattura muscolare che l'ha obbligato a rinunciare alla partita d'andata a Glasgow. Il passaggio di Burns, l'azione di Provan Kadam e pallone verso Provan che è anticipato però da Brady. Sempre Brady. Brady ancora in dribbling. Colpo di tacco non riuscito da Brady. Mentre vediamo che Brio abbandona le retrovie e si porta in posizione utile nell'area di rigore. È tutto spostato sulla destra. Forse Brady lo cercherà. E Virdis che ha deviato. Ma il gioco comunque ha fischiato il calcio di punizione che è stato battuto da Furino. Pallone di Brio. Tardelli si prepara il sinistro ma non fa tempo a tirare. Brady sbaglia la conclusione. Sono state molto belle le sue due parate, la prima uscendo su Virdis e la seconda deviando in corner il colpo di testa che sembrava molto pericoloso da parte dei giocatori in casacca bianconera. Ma ora verranno effettuati i due cambi. Esce Brady ed entra Bonini. Tra gli applausi del pubblico.